Julian Assange, l'uomo dietro WikiLeaks. Julian Assange è un giornalista e attivista australiano, noto soprattutto per aver fondato WikiLeaks nel 2007. WikiLeaks pubblica fughe di notizie e documenti riservati provenienti da fonti anonime, con l'obiettivo di denunciare illeciti governativi e aziendali. Il ruolo di Assange lo ha reso una figura controversa, elogiato dai sostenitori come un paladino della libertà di parola e criticato da altri per aver messo in pericolo la sicurezza nazionale. Il suo percorso è stato segnato da battaglie legali e controversie politiche, scatenando dibattiti globali sul giornalismo nell'era digitale. Il caso Assange solleva interrogativi fondamentali sulla libertà di stampa, il segreto di Stato e il diritto del pubblico a sapere. La sua storia è tutt'altro che finita e continua a mettere in discussione l'equilibrio tra sicurezza e trasparenza in una società democratica. WikiLeaks, sotto la guida di Assange, ha pubblicato fughe di notizie rivoluzionarie che hanno scosso il mondo. Una delle più significative è stata la pubblicazione nel 2010 del video Collateral Murder. La fuga di notizie ha suscitato indignazione e ha portato la realtà della guerra all'attenzione del pubblico. Nel 2010, WikiLeaks ha pubblicato i diari della guerra in Afghanistan. La fuga di notizie ha innescato un dibattito globale sulla condotta della guerra. Nello stesso anno, WikiLeaks ha pubblicato i diari della guerra in Iraq. Queste fughe di notizie hanno evidenziato il bilancio umano dei conflitti. Le pubblicazioni di WikiLeaks hanno avuto ripercussioni internazionali significative. I governi hanno condannato le fughe di notizie, sostenendo che mettevano in pericolo la sicurezza nazionale e le vite umane. Il governo degli Stati Uniti ha avviato un'indagine penale su WikiLeaks e sul ruolo di Assange. Le organizzazioni per i diritti umani hanno difeso WikiLeaks, sostenendo che le fughe di notizie hanno portato alla luce violazioni dei diritti umani e illeciti governativi. Assange ha dovuto affrontare sfide legali su più fronti, tra cui accuse di violenza sessuale in Svezia e accuse di spionaggio negli Stati Uniti. Assange si è sempre dichiarato innocente, sostenendo che le accuse erano politicamente motivate. Il caso Assange è diventato un punto di infiammabilità nel dibattito sulla libertà di stampa, il segreto di Stato e i diritti degli informatori. Ha scatenato proteste internazionali e diviso l'opinione pubblica, con alcuni che consideravano Assange un eroe e altri un pericoloso criminale. Sezione 4. Libertà di stampa o minaccia alla sicurezza? Il dilemma Assange. Il dibattito è incentrato su dove tracciare il confine tra la libertà di stampa e la sicurezza nazionale. I sostenitori di Assange sostengono che sia un giornalista che ha denunciato dei misfatti e che dovrebbe essere tutelato dal primo emendamento. I critici sostengono che le azioni di Assange hanno messo in pericolo delle vite umane divulgando informazioni classificate, compromettendo fonti e metodi di intelligence. Le battaglie legali che circondano Assange hanno messo alla prova i limiti della libertà di stampa, con la preoccupazione per il potenziale effetto raggelante sul giornalismo investigativo. Molti temono che perseguire Assange possa creare un pericoloso precedente, rendendo più facile per i governi colpire i giornalisti che pubblicano informazioni sensibili. Il caso Assange ha innescato un dibattito più ampio sul ruolo degli informatori in una società democratica e su come bilanciare la trasparenza con la protezione delle informazioni classificate. Sezione 5. L'eredità di Assange. Un impatto duraturo su trasparenza e responsabilità. L'eredità di Julian Assange è complessa e sfaccettata, con un profondo impatto sul giornalismo e sulla trasparenza dei governi. WikiLeaks, sotto la sua guida, ha inaugurato un'era di fughe di notizie online e di whistleblowing. Il caso Assange ha evidenziato le sfide del bilanciamento tra sicurezza nazionale e diritto del pubblico a sapere. Nonostante anni di battaglie legali, il caso Assange ha ispirato un movimento globale per la sua libertà. I suoi sostenitori lo considerano un simbolo di resistenza contro gli abusi di potere,
sottolinea l'importanza di una stampa libera e indipendente nel salvaguardare i valori democratici.